Buongiorno a tutti, sono lo chef Massimo Spallino e sono venuto a farvi assaggiare l'asiago in modo diverso. Prepariamo una fonduta di asiago con vari condimenti di stagione. La ricetta è per 4 persone, il tempo è circa 30 minuti e la difficoltà è molto molto facile. Gli ingredienti sono 600 g di asiago, 150 g di panna da cucina, dello speck, patata lessa, nocciole, speck d'anitra, polenta, crostini di pane. Prendiamo l'asiago, lo tagliamo a cubetti. Allora andiamo a metterlo nella pentola, ecco qui, panna e non latte, mi raccomando, e a fuoco basso lo facciamo sciogliere piano piano. Nel frattempo andremo a preparare vari ingredienti, che quelli li deciderete voi. Adesso io, per dire, ho preparato dello speck, l'ho tagliato a pezzettoni, che così lo immergiamo e poi andiamo a mangiarlo. La stessa cosa andremo a fare con il pane in cassetta, che andremo a fare dei cubettoni. Molto bene, adesso controlliamo l'asiago, piano piano lo teniamo mescolato, perché sennò si attacca e nel giro di pochi minuti diventerà una bella crema omogenea. E vedete piano piano come è cambiata la consistenza del formaggio. A questo punto andiamo a preparare il piatto per poi mangiarlo. Allora mettiamo delle fettine di speck, come abbiamo fatto prima, dei pezzettini di patata, un po' di speck d'anitra, dei crostini di pane, dei cubettini di polenta e metto anche della frutta secca. Dopodiché pentolino e andiamo a versare la crema sul pentolino. A questo punto la nostra fonduta di asiago con tutti i nostri condimenti è pronta. Buon appetito!